Buonasera e benvenute da Martina e Giusy che sta qua di www.mochimochi, mi si è stretta una levetta.it. Allora, oggi è giovedì 17 e sono all'incirca le ore, no, sono precisamente le ore 16:02. Ci troviamo in diretta anticipata rispetto alle nostre solite. Perché i pacchi sono arrivati ieri e non ce la facevo ad aspettare ancora. Perché è arrivato Staphyl. Aspettate, devo capire come funziona sta rotella, eh. Uno, due, tre, quattro pacchettini da Staphyl. Ciao Liana! Ciao Federica, ciao Domenica, ciao Giada. Allora, Federica, che succede? Niente, allora, siccome che ieri sono arrivati i rifornimenti da Staphyl e è arrivato anche il rifornimento Rencalic, ma io parte della roba che sta dentro la Staphyl già la so stavolta e quindi non vedevo l'ora d'aprì e c'avevamo un buco, ho detto perché aspettare le 6? Andiamo direttamente in diretta. E allora adesso spacchettiamo Staphyl. Mo chi c'è c'è, chi no, dopo sa vedranno differita. Ciao Valentina Cappotelle, Leonora Denardo, Giada De Rossi, ben arrivata, Francesca Balsamo, buon pomeriggio anche a te. Grazie Federica. C'ho paura a mettermi seduta, c'è sta la ceramica di Damiano? Poca. No, ok. Giusy Palese, buonasera, benvenuta. Ciao Zucchetta Katia, buonasera, benvenuta. Stefania Masucci, buonasera, benvenuta. Ciao. Sto a combattere con. Comunque avete visto, non so né carne né pesce. C'ho una bella. No, non si può dire. Perché? Oh, Daniela Tonicci, Piera Campolo, Margo Mariella, Carmen! Ciao, buonasera, benvenuta! Ciao Valeria e ciao Debora! Comunque, stavo a dire che mi conosce bene, no? Un paio di volte l'anno, tento sempre di farmi crescere i capelli per fare un taglio nuovo. E quindi arrivo a sta lunghezza che non è né carne né pesce, è un po' fastidiosa. Vediamo di andare avanti. Ciao Roberta, ciao Arianna e ciao Anna, ciao Sabina e facciamo gli auguri a tutte quelle che fanno il compleanno oggi, ma soprattutto auguri alla nostra carissima Stefania Rendina. Auguri! Auguri, Via fa auguri, eh. Eccola. Stefania, auguri, auguri, auguri. Ciao Ilaria, ciao Loredana. Spacchettiamo Staphyl. Come si dice ciò? C'ho un po' di Staphyl in gola. No. Carmen e Giuseppe. Brava, infatti ci ho fatto aspettare. Ciao Cinzia Mica o Micia. Ciao Maria Altomare Marra, buonasera, benvenuta. Ecco la Marzia Paglia, ragazze. Marzia Paglia, fatevi dare la ricetta. Oggi ci ha portato un dolce fatto da lei, che mi ha strabiliato, devo dire la verità, è eccezionale. E c'avete presente la merendina della Kinder, la Kinder Paradiso? Così, però fatto a mega ciambella. Cioè, così alta, è 24 centimetri d'altezza. Ciao Alessandro Oliva, ti sei visto ieri Re 3? Anna Laura. La cedine. No, c'ho proprio Raganella. Luciana Papagni sta ancora al lavoro. Va bene, ci vediamo dopo in differita. Ciao Dorotea. Alessandra dice certo. Ciao Francesca Bottoni. Tinticarello, brava, eh. Un po' di Tinticarello, sì. Ma non me se ne va, mi sono buttato 1,5 litri d'acqua. Giovanna Cocozza, fra. Buon pomeriggio pure a te. Marzia Paglia, se saresti così gentile da mandarmi la ricetta, sarei contenta, grazie. Marzia!
All'opera, su. Manda la ricetta a Francesca. Oh, ragazzi, ma faccio vedere, c'ho ancora qua. Non l'ho portata a casa a pranzo. Ciao Cristina Di Stefano. Che è? Ilaria Enea, un consiglio. Pad rovinati e mi lasciano segni sulla gomma Eva. Come fare? Aiuto. E c'è sta solo un rimedio. Si chiama Precision. Base di precisione, vai su www.mochimaggi.it, spendi quei 18 euro e ti compri la base di precisione. Devi cercare sulla casella cerca, scrivi base di precisione, la metti sotto al posto del pad rovinato e non te trasferisce più a zuzzeria. Ciao Marilena, ciao Giovanna, ciao Piera e ciao Cinzia. Oh, pure Piera vuole la ricetta, Marzia. Prossimo tutorial, torta La di torta. Ah, Marzia. volete vedere? Ciao, chi la crea? Ciao, Antonella. Però mo se ve la fa vedere scopre che ce ne manca un altro pezzetto. Sei magnata! Marzia, che ti avevo detto? Io non la potevo lasciare qua. Questa, dai e dai, me la finisce. Pia, prendi Giusy, ricettiva. Come si Dimmi, chiama? se non so chi È il sono. coso, un fazzoletto. Ah. Ciao, Marianna. No, raga, buonissima, sofficissima. E poi usa un lievito speciale che è proprio. È arieggiata dentro. Ora la faccio vedere. Aspetta, La apro. Giusy, vieni a parlare a te. Io vado a aprire la torta così la rendo presentabile. Va bene. Allora, Nuccia dice: mi siete mancate. Ciao Elisabetta. Carmine dice: faccela vedere, ma io sto a dieta. Ciao Marianna. Ilaria dice: perfetto, grazie. Scusa Carmen, faccia vedere, ma io so a dieta che sei masochista. Allora, ragazze, come faccio? Giro? Giro che ti rigiro? Io. Aspetta, ti è piede questo te. Va Così, bene. così. Peggio di ragazzini giusti comunque, eh. Allora, come si gira, come si gira? Eccola, mo lasciate perdere il casino, eh. Ecca qua. Tatan! Guardate ragazze, guardate la sofficezza, la sofficiosità, eh? Ragazze, vedete? Come faccio a fargli capire quanto è alta? Con pacchette di sigarette vicino? In realtà un ottavo di me. Ecco. Brava Paola, brava, si chiama chiffon cake, è vero, è verissimo, brava. Sì, Stefania, chiffon cake. Raga, ma che vi devo dire? Guarda, una cosa. No, se la siamo mangiata a fette, Federico, alle mozzico. Dice, mangiata un mozzico. Ciao, Tina! Tina invece ci ha portato una crostata, raga. Una crostata, raga, ma che votica fa? Bella, vedi, Carmen? Ma poi è altissima, ma non so come farvi vedere. Quanto sarà? 15? Sì. Sì, è chiffon cake. Sì. Allora, come devo fare qua? Io così, eccomi qua. Avete visto che brava? Allora, adesso. No, cioè, te ferma con quella, eh. Scusate, ricopro la mia chiffon cake. La mia, capito Marzia? La mia. Ma un pezzo in omaggio si può avere? No, dai, mo' vi famo dalla cosa, vi famo dalla ricetta. Ovviamente quando provate poi ce la fate assaggiare. Alessandra, ma che bocca grande, è sofficissima, è una cosa che dici wow! Si vede, si vede. Vi sta guardando mia figlia che è incinta, ora vi tocca spedirla. Giovanna Cardin, auguri per tua figlia, auguri, è maschio o femmina, chi lo sa, boh. Allora, ragazze, siamo pronte? Io sì. Allora, aiuto. Quanto è grosso sto cellulare del Giussi, mamma mia, spacchettiamo? Spacchettiamo, vai, eccomi qua. Piadel. Ah, Natalia dice basta mangiare. E no, deve essere pure buona roba. Aspetta un attimo, vado un attimo a bere un goccio d'acqua e mi è venuta la. Ci
Ci vuole la teglia apposita. Sì, Sì, l'avevo raccontato. è tutto uno stampo particolare. Ciao Stefania, auguri! È arrivata Stefania. Tanti auguri. Giovanna Rita, una fetta grazie. Mina dalla provincia di Taranto, pronta. Claudia dice wow. Mazza carzura. Auguri Stefa! Ah, è maschio il nipotino di Giovanna. E auguri! Tanto maschio o femmina, sono sempre ben accetti, giusto? Sì. Allora ragazzi, se spacchetta, so 4 pacchi Stafil. Scusate se abbiamo anticipato de qualche oretta prima del solito, ma come vi ho detto, giusi cara, accendi pure la lampada. Quale? Quella del cellulare? Ah. Come ha fatto l'altra volta? Perché stavolta. Ah, no, spegni pure la lampada. Ma c'è cato. Stavolta, raga, tocca concentrarsi. Io già so. Aspetto un prodotto. Allora, iniziamo. Se inizia gradi, via qua. Sì. Questo pesa niente, mi faccio questo che pesa. Allora, se inizia, ragazze. Giovedì 17 dicembre, No. magari tra poco era Natale. Giovedì 17 febbraio 2022, se parte, vai. Ciao Tania, giusto in tempo. Abbiamo il primo di 4. Stefania dice grazie. Bella se va, un bacio grande. Allora, ciò credo che pesava. Stampi per modellare la gomma crepla o qualsiasi tessuto o materiale termoformabile. E ci abbiamo fiocco dei Minni in 2 dimensioni. Stelle in 3 dimensioni. Ecco, piedini, scarpe, anzi, scusate, scarpette in 4 dimensioni. Poi stampo foglie in kit alta definizione. Dove troverete solamente la parte positiva dello stampo. Ora lo faccio vedere. Tante di voi già la conoscono, tante no. Ora lo faccio vedere. Ecco qua. Vedete? Mi hanno cambiato la scatola. Diversi tipi di foglie in alta definizione. Ok, e ci sta il tulipano, la gerbera, la ninfea, la rosa, io 3 ne uso per la rosa, l'edera, tutto, c'è state tutto, c'è sta. Ok, poi, questo che Giglio, è? Giglio, guarda qua, avvicinamelo. avvicinamelo, guarda qua. Giglio una posizione sola. Altre Sì. scarpette. Poi invece questa è la margheritona che io uso per fare le gerbere. Ci sta pure il tutorial se volete. Con tot punte. Che ne so io quante punte c'è. Chi è che mi aveva chiesto le punte? Non mi ricordo, sai, Mi sa Giussi. 12 sono. Chi è che aveva chiesto quando tornerà con tot punte? Io dico, ma che ne so quante punte c'ha? Ti ricordi la telefonata? No, non mi ricordo. Poi stampo rose. Così si vede meglio. Stampo piedi con 4 piedi differenti. Piede cicciottoso.
Fede bambino, logicamente. E poi basta stampi, si cambia prodotto. Allora, iniziamo subito da... Questa bella roba. Sì? Iniziamo subito da piumaggio arcobaleno, andiamo a vedere. Bellissimo, guardate che turchese abbinato con lilla fucsia, stupendo. Piume mix. Queste qua sono un modello, invece poi ci stanno quest'altro modello che sono più realistiche, queste sono proprio piume di gallina. Mm. Le galline della nonna Luigina. Oddio le nucce. Vedete, sempre arcobaleno miste. Sono due modelli differenti. Una è compatta e l'altra è spampanata. Una è pulcino e l'altra è gallina vecchia. Ma sì, si sa che la gallina vecchia fa buon brodo. Poi... Velvet, velluto rosso. Vi ricordo che questo tipo di velluto misura 50 x 70 cm. Mo c'è stai rosso, ma c'erano tanti altri colori disponibili. E è termoformabile, vale a dire che tagliate un pezzettino, lo scaldate e poi ci andate a fare una bella rosa tramite lo stampino, ok? O quello che vi pare, una rosa era per dire. Quindi stampi, piumaggio, velluto. Poi, ma che ne so? Ah, uova. Uova di plastica 4,5 cm bianche, ma c'hanno pure un foro. Sì, c'hanno il foraggio. Poi non te ne andare che è Pasqua, vieni qui. Poi così subito, ragazzi, inizia così. Oh, vi faccio vedere così che sono più belli. Un po' di nastri. Oh, che belli. Bellissimi, sì. Tieni, fai io vedere uno a uno, va. Guarda, archiobaleno. Questo è molto battesimo barra comunione. Nave. Happy birthday. Cordinosauro. Pulcini. Fiori bianchi. Fiori gialli. Questi comunque sono tutti nastri alti. 2,5 dovrebbe 2 centimetri e mezzo, quindi sono nastri grossi per fare i fiocchi. E invece questi qua sono nastri alti 4 centimetri. Sì. Ok, e qua ci abbiamo con... Allora, è tutto caricato sul sito, tranne questi due nastri che stanno venendo. E questo è... Mit, forma stabile cante. Non so. Ok. Fiore. Fiore giallo, fiore verde 4 centimetri, bellissimo questo. Questo è persia. Sì, sì, questo qua è persiano, vedete? Trama persiana sull'aragosta, bellissimi. Brava Giusy. E non me l'avevi detta questa novità. Poi ci abbiamo una scatolina, due scatoline. Mazza quanto pesa. Ah, che è una bomba a mano. Sì. Approfitto per dare un bacio a tutte le amiche ucraine e russe. Comunque, sì. Alla solo, parola bomba a mano. Solo una cosa, sono, non l'ho toccati, sono di tessuto. De raso. Ah, okay. Tre scatoline, quattro scatoline. Ciao Agata, ciao Rossana e ciao scatoline. Tiziana. Sto pacco è pieno di roba, e te sei impazzita. Era tanta roba, tanta sì. Roba. Tante novità.
Fatte novità. E quando pie novità perché ha preso novità, quando non pie novità perché non ha preso novità. Giuse mia. Una santa. Una santa donna. Capris, un po' di carta. Sì, mi serviva. Mi serviva la carta, alla Susina. Allora, queste qua sono delle uova di plexiglass. Da. Ah, col foro. Uova di plexiglass, altezza 11 cm, ampiezza, altezza 16, ampiezza 11. E sì, mi sa che c'hanno il foro. Sì, c'hanno il foro. Il foro di Traiano. Ci possiamo fare i paesaggi. Ci possiamo mettere dentro i burcini. Ci possiamo mettere dentro... Ecco qua. Mazza, sono grosse. È nuovo de papera. È nuovo de struzzo questo. Oh! Camma fa? Abbiamo. Abbiamo. Ciao Mauri Lodi. Ti vedo lontana. Oggi sei un po' lontana. No. Sì. Si vede l'apertura? Brava. Ok. Io ci metterei nuovo di plastica dentro. Non entra. Capito? Così, così. Ok. Capito? Ok. Quindi uova apribili con foro da 16 cm. Saranno gemelle queste? Chi lo sa? No. Queste sono uova trasparenti in plexiglass apribile da 12 senza buco. Sono classiche da 12 senza buco. Guardate la differenza tra una 12 e una 16. Eh? Ok. E queste me le metto tutte sfuse vicino a me. Grazie. Ok. Natalia dice la forma perfetta per fare le uova al cioccolato. Bella idea. Poi, a bomba a mano. Che è? Magari ho comprato. No, questo non l'ho manco aggiornato sul sito, no, no. È un filo di ferro. Un filo di ferro. Un filo di ferro sottile come i capelli. Ciao Graziella. Mariella, è un filo di ferro da 0,35 mm. Utile per chi lavora a porcellana. 0,35. Noi fino a mo ci avevamo i steli da 0,40. Con questo ci siamo superate. 0,35. Si vende a bobina. Ecco qua. Apposta pesava, è tutto ferro. Poi, sempre di meno, sempre di meno. Poi compreremo un 0,20, un 0,15, 1,0. Un capello. Che cose nuove ho comprato, guarda. Tante novità. Che carini. Che è? Oh my god, guardate. Un nuovo passaprice, sta il sigillo. Ma è amore, guarda quanto è paciocco. Sì. Volevo capire se era morbidino. A fagli è così. Guardate. Carino. Pulcino. Allora, premetto che essendo tante novità, qualcosina verrà aggiustata dopo la diretta sul sito, ovviamente.
e qualche prodotto ancora non è stato inserito e lo inserisco subito dopo la diretta. Fatemi riservare purelli, li salvo. Eccoli piccoli, ok? O come diceva, Ninnarelli. Ninnarelli. Uova trasparenti da 16.16 senza il buco però. Quindi 16 con buco, 16 senza buco. Eccoci qua. Ok. Poi. Filo di feltro animato, finalmente è tornato il verde scuro, verde muschio, verde chiaro e il bianco. Vi ricordate il filo di feltro animato? È quello che è feltro naturale, ovviamente. È quello che voi ci fate, quello che vi pare. Rimane animato e se volete ritorna come era. Filo di feltro animato. Ok. Questo sta tipo 80 centesimi al Sì. metro. Eccola. Poi, Umbilico. sono tornate le colle per chi lavora con Cricut, Silhouette e Plotter by ScanCut. Sono colle per i vostri tappetini e sono colle rimovibili. A che cosa mi serve? Quando il tappetino di trascinamento vi sposta il foglio che non attacca più, che fate? Voi ci mettete la lacca? Sì, però il giorno attacca e la sera stacca. Allora, che cosa vi serve? Vi serve la colla non permanente, riposizionabile. Eccola qua, scuotete, fate così, zzz, da lontano, non da vicino, così pigliate tutto. E questo vi dura una cifra, giusto, Giussi? Sì, più Ecco. di un anno. Più di un anno. Poi, pennata tridimensionale, amo, finita, brava Giussi che ha preso un po' di rifornimento. Questa è una penna che ci permette di fare oggetti in plastica tridimensionali. Ok. Poi, no, vabbè. Comunque, la Stabil è proprio del nord, eh. Cioè, queste cose proprio belle. Ma bello, 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 bello. Che cos'è? È un Cos'è tenero? conietto? Sì. È un conietto che spinge un caretto con sopra un ovetto che c'è in cima un uccelletto. Ecco qua. Guardate Ah, carino. Bellissimo. quanto è spesso. Eh? Ecco qua. Decorazione pasquale. Ok. Ok, ma la metto qua. È carino, la metto qua. Guarda gli uccellini che non si fermano mai. Sì. Guarda, così. Poi, Ciao Antonella e ciao Donatella. abbiamo un po' di novità. Questo è un merletto color rosa antico, alto 2,5 cm, quindi bello grosso. Aspetta che mi si metta a fuoco. Ok. Poi, merletto color bordeaux, 2,5 cm. Poi, nastrino Happy Birthday, alto 1,5 cm. Tutto colorato, vedete? Happy Birthday con i coriandoli. Sì. Poi, nastrino. Sono una corda rivestita. Ma che sa di? C'è una spilla, avevamo la spilla. Sì, ragazze, è una corda rivestita. E c'è in color champagne. Ma questi si vendono a bobina o si vendono No, al al metro. metro? Sì. Più o meno quanto stanno al Sono tutti metro? particolari. Se non sbaglio, la corda 1,20 € al metro. Vabbè, ci sta. Il pizzo, se non sbaglio, 1,50 €. Comunque sul sito trovate tutte le Allora, io questo informazioni. chiamerei Verde Mille Champagne. Tu come si chiama sul sito?
Se non sbaglio, è giallo e marrone chiaro. Ok, però non è un giallo, è un verde mela, non è un marrone chiaro, ma è uno champagne. Ok, giusto? Sì. Poi, che ne so io? Avete E non vedo. che è? Che ne so? So un po' di 10 attrezzi per Ah. modellare. Attrezzi per modellare. Ideale per la porcellana e le paste modellabili, pure la gomma crepla. Wow. Ma so di legno, guardate la bellezza. 10 attrezzi per modellare, ovviamente ogni attrezzo c'ha il doppio utensile qua, coltellino. 10 attrezzi per modellare in set. Ok, questo serve per chi lavora le paste modellabili tutte. Ok, poi ci fosse una cosa che conosco comunque, proprio spacchettamento difficoltà. Sì, è molto difficoltoso anche per me. Come anche per te. Eh sì, perché una cosa legge da catalogo. Allora, tatte buono. Che è? Allora, queste sono. Ah, niente, è una stringa di lucine LED con 8 LED. Probabilmente è da mettere dentro alle uova. Anche sì. Ok. E batterie non incluse. Poi, fuselle per il feltro, che è l'orsetto, l'orsetto e l'orsetto. E sto scherzando. Che cos'è questa? Una scatolina in stile E se portatorta. vanno ce lo fanno il fiore oppure no? Esatto, l'ho applicato oppure no? Poi, una scatola. Guarda. Conietto cicciottone. Guarda. Sono Sì. tutti uguali. Ok. Sti metto vicino amichetti. Ok. Poi, ultimo prodotto della prima, raga, questa era solo la prima scatola. Ultimo prodotto della prima scatola. Che so, gli stampi per i gessetti. Allora, qua abbiamo gli animaletti baby. Ce lo vuoi raccontare? Leone, orsetto e ippopotamo. Di dimensione? E più o meno sono 3-4 centimetri. 4, Ok. 4 più o meno. Ok. E poi, questo invece? Questi sono nave, trenino, aeroplano e macchinina e sono sempre anche loro 3-4 centimetri. Ah, ok, utili per Porcellana, ceramica, fimo, qualsiasi pasta modellabile. bravo. Che faccio? Allora, rispondo un attimo a qualche domanda. Brava, brava, Allora, dai, ammucchio un per tutte palo qua. quelle che chiedete in Bravo. pubblico, in privato, chiamate, messaggi, eccetera, per le torte, tutte cercano le torte. E stanno arrivando. Stanno arrivando, stanno Stanno in arrivando. super ritardo, ma stanno Sì, arrivando. c'è un forte ritardo, però da parte nostra sono state ordinate e stiamo aspettando che arrivano. Speriamo entro la settimana, quindi Ma domani sì, ho resta. sentito l'altro giorno la signorina e dice che stanno arrivando. Comunque sono in arrivo. Per quanto riguarda i tubolari, allora sul sito ce ne sono tanti, anche a tema pasquale, con i coniglietti, i cuoricini, pois, eccetera. E non ricordo se in questi pacchi Stafil ci sono,
Comunque già sono disponibili tanti sul sito. Pesano? Sì. Ciao Caterina, Elisabetta dice croccantini, ora arrivano i gatti. Sì. Allora, Giusy, fatti un po' più qua per piacere, grazie mille. Secondo pacco di quattro, andiamo ragazzi, questo è leggerissimo. Guardate, lo sposto con un dito. Giusy, Dimmi. che stai a fare? No, Leggi. stavo leggendo. Che No, fa? è Mi leggi? Mirella, sì, che chiedeva se erano arrivate Leggi, le leggi alta voce, torte. almeno non mi sento sola. Rossana, non vedo altri. Ecco, Anna, avete stampi gufetti? No, gufetti no. Tania cerca disperatamente le uova da 16 centimetri trasparenti. Allora, o scrivi uovo nella ricerca o uova, oppure cerca proprio, scrivi 16 cm. E al 99,9% ti escono. Se non ti escono, dopo ti mando il link diretto. Che è? Non l'ho È visto. lui. È lui, è lui. Ragazzi, per chi lo conosce, già lo conosce, per chi non lo conosce, abbiamo preso il feltro bello, bello, molto molto bello, guardate, eh. Mo' ve lo racconto, eh. È un feltro questo. C'è una percentuale di lana che è tipo 100%. Vediamo. Non ce lo dici. Comunque è alto 55 centimetri. 55 centimetri si vende al metro. Un metro costa. Allora, questo qui al momento ho deciso, non te l'avevo comunicato prima, magari lo vendiamo 50 centimetri, così magari all'inizio le signore possono fare più assortimento. Sì, Ok? dici, dici, dai, dici. 50 centimetri per 55 viene 3 Ammazza, certo, uno così lo prova, euro. guardate. È feltro, raga, feltro 100% lana e si modella col calore delle mani. E rimane, vedete? E rimane. Guardate, guardate la leggerezza. Feltro vello, 100% lana, si modella con le mani. Guardate, guardate. Scusa, Giusy, Sì. grazie. Guarda, questo qua è quello che io ho fatto. Guarda qua, è quello Sì, che io ho fatto si io. vede, Vedi? Si è modellato. Ok, quindi c'è questo, come si chiama, Giusy, colore? si vede. Questo dovrebbe essere verde oliva. Poi questo è il colore? Panna. Ah, ok. Bello. Feltro, bello, molto bello. Panna, poi. Questo è il colore? Questo è, lo chiamano verde bianco perché è come se fosse un bianco leggermente sporcato di verdino. Tu come l'hai chiamato? Loro lo chiamano verde bianco, scritto verde bianco, sembra un menta No, a chiarissimo. me pare mela. Guardate la differenza tra il mela e il verde. Questo come lo chiami? Oliva. È muschio. Giù, si tocca cambiare tutti i nomi, eh. Poi ci Chiamala Stafil, eh. impazziamo, Chiamala Stafil, Tocca chiamare la Stafil. Un po' Poi, daltonici. questo è colore? Questo chiamano Bales, qualcosa del genere. Baileys. Qualcosa del Ma chi la genere chiama ed dei è whisky? sì, e io ho scritto sabbia, ho messo tra parentesi sabbia, più o meno un sabbia. Bellissimo anche Color questo. whisky. Bello. Ok. Poi, questo stupendo, bellissimo. Sì, questo è cipria, rosa cipria. Rosa cipria. Ma a me pare tra un rosa antico e un malva. Non lo so, è strano. Sì. Questo è proprio pecora, raga. Proprio pecora. Guardate Sì. Sì. che pecora. Guarda, fai vedere la pecora. Fai Non si vede, non sto inquadrando, ma che? Sto inquadrando. la pecora! Si Fai vedere la pecora! Ok, vede. Ciao, mamma mena. poi. Due di quattro. E questo era quello che attendevo, che sapevo che ci stava. Questo
Quella la trovo un po' proibitiva se aprimo questo, ok? Anche perché il feltrovello è molto leggero e posso fare di questo e mi creo altro spazio, ok? Loredana dice: che spettacolo questo feltro. No, vabbè, spettacolare, ma davvero proprio artata è meraviglioso. Federica, la pecora rosa, esatto. Emanuela, ci fai vedere qualcosa con questo tessuto. Ok, allora, andiamo avanti. Tre pacchi di quattro, vai. Arrivo del terzo, è grosso e pesa. Che ci sarà? Chi lo sa? Se andiamo avanti questo passo qua. E che mo' poi alle robe nuove tocca trovare pure la collocazione in magazzino. Esatto. Allora, adesso io devo venire da là perché non ci arrivo, sì, a sta parte. Sì. Ok? Ok. Ciao Jenny che se la ride. Vediamo qualche domanda che mi sono persa. Tania ti mi dice che escono solo col buco. Vabbè Tania, allora fai così, mandaci un messaggio sulla pagina Facebook e dopo ti invio il link diretto alle uova da 16 centimetri, se non riesci a trovarle. Ci stanno pure senza, Tala, ma per te mo. Allora, andiamo avanti. Questo Giussi che cos'è? Allora, questo è un feltro... Questa è la fattura tua? Sì. Questo? Questo è sempre un feltro naturale, 100% naturale. È alto 15 centimetri ed è sempre un feltro molto morbido e lavorabile con le mani. Però rispetto al vello è più spesso. Sì, però si modella anche questo. È meno trasparente rispetto al vello, è più compatto. Questo invece la vendita è al metro ed è 4 euro un metro per 15 centimetri. Colore? Allora, questo è giallo mais. Bello, Giussi, quanto sei bravo, mi piacciono queste novità. Colore? Verde pastello. Ma come si chiama sto filtro? È nastro di feltro. Muschio. Come nastro di feltro? È la stafile, così lo chiama. Diamogli un nome. Tedeschi. Rosa Baby. Sì, certo, io do il nome alle cose. A ditta devi dar nome alle cose. Questo è rosa antico. Bellissimo. Sì. Qua, stupendo. Pesca. Bello. Bello. Questo è panna. Panna. Neutro, diciamo. Questo è sempre il sabbia Belis di prima. E questo è un menta chiaro, che assomiglia a quel verde bianco che dicevano. Guardate, fa subito Pasqua. Guardate. Fagli vedere. Sì. Fa subito Pasqua. Levando questo. Belli, sì. Eh? Sì, sì. Molto bello il pesca. Guarda, guarda la morbidezza, ragazzi, ma la morbidezza di questo rotolino di feltro, eh? Guardate, guardate. Guardate, con una leggera pressione, guardate. Loredana eh? Dice, ragazze, ma che cose bellissime che ci proponete oggi. Allora, passiamo al panno Renci, mannaggia la miseria, ci hanno cambiato colore, già lo riconosco. Vabbè, che ce frega. Panno Renci, questi qua sono fogli 30x40 e costano un euro. Arancio, vai. Poi... verde salvia, poi rosso, aletta mo di taglio, eh? Poi fragola, fragola, fucsia, poi basta, passiamo direttamente al panno Renci tramato, soggetti enormi pasquali, guardate, così ogni tanto tanto per, sì, un ovetto, un coniglietto. Sul fucsia e sul azzurro. Sì. Poi a pois rosa. Poi a pois lilla. E poi mi pare che abbiamo finito. Quindi accantono sta roba qua. Va bene? Sì. Anzi, non accantono, mi faccio una base. Allora, in parecchi chiedono cosa si può fare con questo feltro nuovo, sia col vello che col nastro di feltro. Allora, essendo modellabile, diciamo che ci potete fare tutto, dal petalo del fiore, esatto, alla bambolina, il cappello di gnomo. Il cappello di gnomo, perché se tu allarghi e fai così con le mani, quello là già viene. Sì. Guarda, fai meno zoom. Io qua oggi ti sento, vai, distante. Vai. Che cosa devo fare? Perché c'ho paura, no, che mi cade legata, quello. Sta tranquilla. Vai. Guarda,
C'avete presente la visiera del cappello di un gnomo? Guardate. Basta che fate così. Vedete? Si vede l'effetto? Sì. Capito? Siamo della che i mani. Eh? Quindi ci fate veramente di tutto. Non c'è limite alla creatività. Ovviamente potete anche non modellarlo e semplicemente lo fustellate e ci fate quello che volete. Ma Però come chietta, là essendo... se ne compra un altro rigido, No, scusa, eh. ok, però Scusa, essendo eh. che c'è anche un altro effetto visivo, comunque vi vengono cose particolari. Andiamo avanti, gomma crepla tramata, novità, cuoricini sul verde. 2 mm. Vai giù, si inclina. Si Sì. vedono? Sì. Sì. Poi, gomma crepla 1 mm, è tornata. Carta da zucchero, ciclamino, fucsia, tinta carne chiaro. Questo che è? Crema. Crema e Bianco, sì. bianco. Poi torniamo alla gomma crepla 2 mm tramata. E ci abbiamo questo Mettiamoci che in qua. è? Che è No, questo? questo non è tramato. E che Questo è azzurro. Ma è un'altra Perché? ditta, è un'altra No, è ditta. sempre lo Non sono stesso. brasiliani questi. Sì, è sempre lo Ah, stesso quello quindi che è tinta avevamo. unita 2 mm azzurro, tinta unita 2 mm Celeste. celeste. Poi tramato 2 mm panna con le rose chiaro. 2 mm tramato a quadri rosa e fucsia, 2 mm tramato celeste e blu. Bellissimo. Tanto mi sa dà fastidio sta letta, mo la Sì. taglio. 2 mm tramato zampette d'animali. State attenti, reggete al tavolo. 2 mm tramato, guardate onde, onda su onda. Il mare ci porterà alla deriva, rosso. Allora, fino adesso questi qua sono gomma crepla 2 mm tramata stampata. Adesso andiamo nel regno dell'ibiscus, il fiore, Riscus. che è 2 mm, ma non è stampata, ragazze, è a rilievo. Se voi fate così, vedete, sentite tutta la trama. Non è stampa, è a rilievo. Ok, poi gomma crepla 2 mm. Stampata fiorellino verde, novità, tutte novità, non c'avevamo niente, No. niente. Bella, bella, bella pure questo. Eccoci. Allora, dal video sembra un po' più fosforescente, in realtà è un verdino chiaro. Gomma crepla 2 mm savana. Poi, Bellissima. scusa. Sì. Ah, mo sì. Ah, mo potremmo cominciare a ragionare. Mannaggia la letta. Poi, che cosa abbiamo qua? Che cosa sei tu? Gomma crepla 1 mm glicine, gomma crepla 1 mm verde pastello e verde salvia. Questi li potete lavorare insieme. Poi, sempre 1 mm blu, 2 mm celeste baby, 2 mm rosa baby. Baby. Vedete? Baby baby? Ok. Gomma crepla 2 mm muschio. Blu. Marina. Blu, no, Blu, blu, blu. blu, blu. Questo è Marino blu. un Un po' più scuro. po' più scuro. Poi ritorniamo alla tramata. Oggi mi passo da pure la stabile, ma potate vite, no? Tutto ammischiato. È una mischia francesca. Esatto. Allora, gomma crepla tramata 2 mm, glicine con fiorellini bianchi, verde con fiorellini bianchi, aragosta con pois delicatissimi bianchi e un rosa ciprio pastello con roselline bianche. Ok. Delicatissimo. Poi qua sotto ci abbiamo una per tutta È Italia, una. ragazze. Una per tutta Un Italia, petalo facciamo. ciascuno. Facciamocela bastare, una peonia. Se vi interessa, non sapete come fa, andate su YouTube e scrivete nella casella cerca Mochi Maggi Peonia e vi esce il tutorial mio.
e una fustella. Benvenuto, benvenuta con piedini, cuoricini e stellina. Ok. Poi libretti cartamodelli, questi costano 6,90 euro, c'è scritto qua dietro. Sono dentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sono 11 progetti illustrati con le immagini, più al centro trovate il cartamodello da ritagliare, riportare sul cartone rigido, e costa 6,90 euro, 11 progetti. E si chiama La Pasqua, La Pasqua. Ve ne faccio vedere uno. Ma sono bellissimi tutti. No, arrivo, dai, aspetta. Sì. No, aspetta, allora prima finisco il pacco, poi faccio vedere questo. Ok, mettilo, lascialo. No, 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 non lascio nessuna parte. Va bene. Allora, poi... Scusate, un'altra benvenuta. Vi conosco, mascherine. Vi conosco io a voi. Ecco che ce devi fare con le uova di plexiglass. Ragazze, le pellicole termoretraibili, lo shrink, lo ricordate? Ecco qua. Tema Pasqua. Quanto mi rilassa lo shrink. Dobbiamo un po' il commercialista, almeno la sera metto a fare shrink. Tema Pasqua, differente. Sì, sono due trame diverse. Sì. Le trovate sul sito, sì, se ve volete andare sì, a picciare sì, un sì. pochetto. Poi, apriamo. Come si suol dire, ragazze, oggi si passa, si salta di palo in frasca, ok? Se gli perdo, chissà, sente, se gli perdo. Allora, ci abbiamo, aspetta, apro pure quest'altro. Sì. Allora, domandona, la conoscete la Prim come marca? Sì, no. Sì, stiamo un attimo in diretta. È quasi finita comunque, eh? Chi sei? Aiutami. Adriana. Adriana. Assunta. Stiamo in diretta. Ah, è Adriana, è Assunta. Ragazzi, aghi. Sette di aghi della Prim, ottimi, c'hanno delle punte, oh, assù, c'hanno delle punte che apri de cielo, pizzicano, sono dalla Prim, vedi? Occhi e croce, sono tutte e due per cucire normalmente, sì, 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 e sì. Questo mi sa che costa un po' di meno, perché sì, sono di meno. Sì, sono di meno, okay. E meno misure. Okay. Ragazze, sì. Avete visto la diretta fino a mo' no, perché stavate a lavorare? No. È arrivato il feltro bello? Il feltro bello e i rotoletti di feltro naturale 100% 15 cm. L'ho appena modellati, sono bellissimi. Sono bellissimi. E c'ho qua su, aspetta, sto a spacchettare. Allora, e terzo pacco finito. Ma sì. Quindi voi fate il pubblico. Ah, oh, state a fare pubblico? Ok, ok, okay. C'ho pure il pubblico in diretta. Le mascherine. Quindi andiamo a aprire il quarto pacco, però prima vi voglio far vedere qualche progettino del libretto. Sì. Abbassate, sennò sento l'eco. Ok, tanto mi sentite in diretta, scusate. Che vi serve l'audio? Ok, ci sto. Ecco qua. Allora, sono passata. Mo vi voglio far vedere. Guardate che carino. Scusa Giussi, fatti sì. più là. Grazie. Vi ricordate? 11 progetti, tutti spiegati e illustrati, e ci stanno pure i cartamodelli. Il costo è solo 6,90. Vedete? Questa è la gallinella. C'avevamo un coniglietto. Cartamodelli. Ehi! Ovetto. Oggi abbiamo anticipato perché sapevo che c'era il feltro e volevo aspettare. Ecco qua più o meno. Ok, avanti con le domande, io do una sistemata e famo l'ultimo pacco, su! Sì. Vai! Ciao Leonora, e Niki chiede se anche oggi si apre una busta a sorpresa. No, 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 quelle sono della Marianne Design, non c'entrano nulla con la Stafil. Ciao Maria Pia, ciao Daniela, dice sì, la conosco.
Barbara chiede, tutto caricato sul sito? Allora, il 99,9% è caricato sul sito, dopo la diretta do un'aggiustata e un paio di prodotti mancano da sito che verranno inseriti subito dopo la diretta. Comunque il 99% dei prodotti è già tutto caricato. Ciao Silvana. Anna Giulia dice, mettile come Ariana, pubblico. Ariana, assunta, guardate adesso, guardate, guarda il video, guarda il video, guarda il video. Maria Pia, giusto, che libro è? Il guarda. Libro La Pasqua abbassa, si chiama. Abbassa, abbassa, abbassa. Sì. Vai giù. Il feltro bello. Vai, vai giù, abbassa. Fatto. E guarda questo, guarda su. Non si è bloccato, qua non ce l'ho così. Belli però, c'è colori stupendi. Eh? Mamma mia. Ciao Luisella. Ok. Ci sto, ragazzi. Sì. Ultimo pacco, 4 di 4. Maria Pia dice bellissimo vello. Rossana, guarda la copertina. La trovi comunque sul sito, adesso il libro non so più dov'è. Il materiale termoritraibile, per quale misura di ovetto va bene? Va bene per 10 centimetri più o meno di diametro. Io ci facevo anche le 9. Sì. Fino, diciamo, la 8 non ce la fai perché ti vengono le grinze. Da 10, una 9 ce la fai benissimo. Parlo di uova io, eh. Sono arrivate, ragazzi, che mi ero un attimo incastrata con i prodotti. Sì, chiede il feltro rosso. No, al momento non è arrivato. Speriamo prossima settimana. Sì. Vabbè. Oh. Vabbè, un coniglietto di legno. Ma è caduto il coniglietto. Non succede niente. È rimasto solo il fratello. Non succede niente. Vabbè. Ok. Eccoci, ragazzi. Eccoci! Questo è pesante, eh? No, non pesa niente. Aspetta. Mi trovo un attimo in difficoltà. Sì, perché sono tante cosarelle. E come ti muovi, casca la piramide. A te? A me. Ciao ragazze, quando rifornite i pannelli? Chiede Daniela. E penso prossima settimana. Allora, questo lo apro così che c'ho più spazio. Sì. Anzi, me lo metto di qua. Vai. Ultimo pacco. Mo' lo famo vedere dal vivo, raga. Sì, pure i nastri. Mo' aspettate, aspettate. Patrizia dice, ma dopo... ci ha aiutato a mettere a posto. Ma infatti Patrizia chiedeva, dopo chi li ordina tutte queste... Assunta e Adriana. Tutte queste cose. Assunta e Adriana, sono venute apposta. Senti come ridono, senti. Infatti Roberta ha detto, io riattacco il 30. Il 30 febbraio. Assunta saluta Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ariana Carmelo. Ariana saluta Carmelo. Ciao Carmelo. Stanno qua, mariti, stanno qua. Ma come hanno fatto questo pacco? Come hanno fatto? È schiacciato. No, vabbè, ragazzi, guardate che c'è sta dentro. Altro feltro. Altro feltro. Che colore è? Mi sa verde oliva e glicine. Glicine e? Pesca o albicocca. Qualcosa. No, pesca, albicocca, albicocca, albicocca questo qua, allora. Ok, questo è facile, ragazzi. Allora, ci abbiamo... le uova di polistirolo da 16 cm apribili, polistirolo queste so, ok? Poi le uova di polistirolo apribili da 21 cm, ok, gigantesche. E poi ghirlanda piatta da 25 cm, ok? Poi ghirlanda... senti quelle... è arrivata pure Cristina. Ghirlanda di salice chiaro da 20 centimetri. Ok. Ghirlanda di salice scuro da 30 centimetri, la classica. Ok. Ciao Cristina! Ghirlanda di salice scuro sempre 30 centimetri. Ok. E sto pacco era facile. Affacciate.
finish. Allora ragazze, grazie mille per essere state con noi. Un po' da mischia Francesco, oggi ce lo siamo fatte, sì. Grazie ancora, un bacio grande, ci vediamo prestissimo perché ci abbiamo già arrivata a Reincalc, quindi il tempo che la Susi lo carica sul sito e siamo pronte a spacchettare, quindi ci vediamo prestissimo, un bacio grande e buona serata da Martina e Giusy di www.magimaggi.it. Ciao a tutte, ciao, 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 grazie mille.